Francesca, innanzitutto ti facciamo i complimenti per la vincita del film Ninna Nanna. Grazie. Francesca, come attrice in realtà sei anche un influencer. Anche se per me mi hai appena detto che ho la febbre, ti faccio la calcola per quello che no, 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 è un complimento tra l'altro, quindi non ti so. Come vedi, come ti vedi ad essere, diciamo, fonte di ispirazione per le ragazze e i ragazzi, che fondamentalmente gli influencer, questa parolaccia, fanno questo? Ma guarda, in questo senso lo prendo molto seriamente. Penso che l'attore abbia un dovere morale, ovviamente, di dare un esempio nel modo in cui si comporta, o insomma, nel momento in cui esprime un'opinione. Se lo fa, intanto dal mio punto di vista l'opinione deve essere richiesta, perché chi esprime un'opinione soltanto perché ha voglia di aprire bocca e parlare, oggi troppi lo fanno e io non sono quel tipo di persona, non sono quella categoria di persona. Credo che quando viene richiesta un'opinione uno abbia il dovere di dare l'opinione più eticamente corrispondente a se stesso. Forse la cosa nella quale mi sento di più di poter essere un esempio, ma perché cerco di esserlo per me stessa, appunto essere coerente con me stessa, coerente con le mie idee e con il modo in cui vivo, ovviamente. Cioè, non posso dire che amo gli animali e che andare a fare le lotte a Yulin per salvare i cani e poi mangiarmi il coniglio, cioè, per dire, io mi mangio il coniglio e non vado a Yulin a salvare i cani. Quindi predicare bene per poi razzolare bene, insomma, sì, fondamentalmente. Credo che questa sia la cosa principale, la coerenza, che oggi veramente vale tutto il contrario di tutto, quindi forse la coerenza è la prima cosa. Infatti coerentemente io non sono molto social, non seguo molto i miei social, ma nonostante tutto, tu l'hai detto, è vero, io ho comunque dei follower. Sono tanti, con mio grande stupore, tanti nel senso pochissimi per la media delle influencer, però insomma sono genuini, sono quindi sempre coerenti con me. Sono sempre un numero che ti segue e che ha visto in te dei valori. Noi ti facciamo ancora tantissimi complimenti e grazie. Ti lasciamo al festival, grazie. Ciao.